Amici e amiche di Teleiride, ben ritrovati da Francesco Benvenuti, 21esima giornata del campionato di Serie A di basket con la Fiorentina impegnata nel girone B. Questo è il top del basket che Teleiride vi offre con la possibilità di vivere il 21esimo match, la sfida tra Fiorentina Basket e Orzi Nuovi. Fiorentina che però in questo avvio, in questi primi tre minuti scarsi di gara, si sta comportando più che degnamente, mettendo in difficoltà anche Orzi Nuovi, che deve ancora entrare totalmente in partita. Il bel blocco di Di Giacomo, altrettanto il long two di Simone Lasagni, che fa mettere la testa avanti alla Fiorentina Basket, punteggio 6-4. Sempre avanti 6-4 la Fiorentina Basket. Rientro difensivo un po' pigro, spazio per la soluzione da tre punti di Gennaro Tessitore. Blocco di Di Giacomo per l'altra uscita a ricciolo, stavolta di Lasagni. Passaggio consegnato di Di Giacomo per Lasagni. In ogni caso, mentre ci avviciniamo al giro di board di questa prima frazione di gioco a San Marcellino, Fiorentina Basket più che positiva e soprattutto con mani caldissime si iscrive alla sfida anche il leader della squadra, Mohamed Touré. Il tocco considerato non falloso però dal duo arbitrale composto da Suriano e Berger. Gran scarico per Tessitore con chilometri di spazio. L'uscita di Bianchi. Si arresta poi in una frazione di secondo. C'è mismatch però dall'altra parte. Richiesta di infrazione di passi non concessa. Buona la circolazione da parte di Orzi Nuovi, che però a due secondi dalla fine arriva alla conclusione dall'angolo. Ma è un attacco ideale tra le proteste anche del general manager Fagotti davanti alla sua panchina. Touré si ricomincia dalla punta, prova ad arrestarsi in un centimetro quadrato come di consueto. Quello è il suo canestro, c'è poco da fare, su cui molto spesso la Fiorentina Basket è stata costretta ad infrangersi stante le assenze soprattutto di Valentini. Ritardo la difesa, spazio per la tripla, ancora a bersaglio. Non sono solo canestri ben costruiti dalla Fiorentina Basket, ma che soprattutto vanno a bersaglio. E intanto Orzi Nuovi arriva a toccare quota 30 per l'ennesima palla persa in casa fiorentina. Ancora dormita di Bianchi. Dopo 10 minuti Orzi Nuovi è già in fuga, 32-20 il vantaggio per la capolista del girone B della Serie B. Il blocco dello stesso Chiacci, ribaltamento per Mazzucchelli, pallone che dopo aver ballato il tip tap sul ferro muove il tassametro, 34-22. Rimessa in gioco per Touré. Caroli con spazio si arresta e trova la parabola ideale per riportare i suoi in singola cifra di svantaggio. Meno 9 sul 35-26 per Orzi Nuovi, che ha segnato appena 3 punti nei primi 4 minuti di questo quarto dopo averne segnati 32, e adesso 5 contro 1. Quanto ha rischiato Lasagni, ci pensa Touré, perché la Fiorentina ama complicarsi la vita. Fiorentina brava però a superare il primo ostacolo, e cioè quello del primo gap di 13 punti, adesso però su un'infrazione di passi richiesta e non concessa dalla Fiorentina da parte di Chiacci, che è arrivata poi la tripla. Touré, difesa di Orzi Nuovi che si dimentica Lasagni. Blocco laterale da parte di Lenti, che poi riceve il pallone contro Chiacci, che regge col fisico, sbaglia, c'è spazio per lo scarico. Caroli, finta di tiro, poi ci ripensa, va direttamente a centrare il bersaglio. Matteo Caroli, meno 4, Fiorentina Basket. In punta l'uscita di Bianchi, che prova ad arrivare fino in fondo. Conclusione con un equilibrio totalmente assente, ma chi se ne frega se il risultato è questo. Un possesso e neanche pieno di ritardo per la Fiorentina. Transizione offensiva, il fallo a fermare la ripartenza, antisportivo. Proteste di Tessitore, proteste dalla panchina, antisportivo più tecnico. Visto il pasticcio combinato da Orzi Nuovi, 3 su 3 per Touré, e poi rimessa ancora a favore della Fiorentina Basket. Lasagni, il blocco concesso da Lenti, accetta il cambio Orzi Nuovi, prova a buttarsi dentro. Lasagni trova un passaggio
con una linea incredibile, un secondo proprio a the buzzer, che poi si butta centralmente e c'è Danny Facchino in un backdoor strepitoso. Che Fiorentina Basket, 4-9-4-5 il vantaggio per Touré e Soci. Tra poco ancora qui da San Marcellino per gli ultimi 20 minuti della 21esima giornata del campionato di Serie B, Girone B. Touré prova a mandare al bar l'avversario, a prendersi un contatto, il contatto non arriva, il canestro sì. Molto difficile accoppiare difensivamente Facchino, che qui voleva recuperare il pallone. Bel lavoro in difesa di Lenti. Due secondi, un secondo, tripla allo scadere. Ed è una tripla mortifera quella di Orzinuovi, nella fattispecie di Genovese. Non arriva il fischio. Lasagni, Di Giacomo, Facchino, lo spazio da tre. Danny Facchino! Di Giacomo legge splendidamente il lavoro di Valenti. Caroli, gran tocco, grandioso tocco, contropiede da mille una notte per la Fiorentina. Contropiede, tessitore dall'angolo a bersaglio. Touré guadagna spazio, occupa splendidamente il pitturato. L'assist arriva con i tempi giusti, meno 5. Roll, penetrazione, scarico, Lasagni, difficile da lì, ma non impossibile se ti chiami Simone Lasagni. Meno 6, ultimo possesso presumibilmente a favore della Fiorentina. Facchino si complica la vita, ma è un fattore assoluto. Meno 4, adesso defense, defense, come si sente riecheggiare sui parquet a stelle e strisce. La defense, la difesa non basta. Pallone recuperato, Lasagni non riesce a fare fallo. Lasagni allora si arresta da tre. La scelta più rischiosa, l'esito più dolce. Simone Lasagni, meno 3 Fiorentina. Con questa circolazione sul perimetro e poi la tripla dalla punta, bersaglio pesantissima. Spaziature non positivissime, la zingarata di Lasagni. Circolazione ancora sul perimetro, lo scarico per Tessitore, l'ennesima tripla della sua partita. Per rimanere in scia, Lasagni, non ho la benché minima idea di come abbia fatto a tenere la maniglia del pallone. So invece come vanno a finire tanti dei tiri che escono dai polpastrelli di Touré, ovvero con un canestro, tripla cruciale del 23 e meno 2 ancora. In qualche modo deve tornare sotto e ci riesce con il canestro e fallo di Giovanni Lenti. Lasagni, Caroli prende e spara, vantaggio Fiorentina. Facchino come una molla riesce ad arrestarsi, può provare ad andare fino in fondo, segna e subisce il fallo. Ancora si arresta, errore, rimbalzo, seconda occasione. Guardate la rabbia di Salieri e poi la tripla. Occhio a Perego, vola in terra Facchino. Spazio per un'altra tripla, bersaglio. È finita. Vince Orzinuovi 89-84. Partita risolta negli ultimi 30 secondi.